prima Inter ce la state vincendo. Cosa vi serve per chiudere questa partita? Vale foto all'Italia! Stiamo mettendo la tenda nonostante la pioggia. Ce la mettiamo tutta. Non urliamo. Va bene ragazzi, in bocca al lupo. Ciao, oddio. No, ma già te l'hai pigliato. Sei in diretta TV. Ma perché? Sei in diretta TV. Ma guarda, già fa fotografia. È un po' video. Ma dai, capito? Come si chiama? Cognome. Romano Antonella, cosa vi serve per recuperare questa partita? Abbiamo bisogno di un po' più di grinta. Abbiamo bisogno dei santi in paradiso. Dei santi in paradiso, pure di un giovane, non deve piovere. Infatti, questa è anche la causa. Si è messo quello e quello. Perché ci fa scivolare, non ti stiamo andando meglio di noi. Poi mancano parecchi componenti della squadra, quindi già stiamo dando al massimo. Siete rimaneggiate allora? Sì, non abbiamo manchi campi stasera. Va bene ragazze, comunque in bocca al lupo. Buonasera, siamo qui sui Kennedy Stadium. Stasera si è giocata la seconda giornata del mondiale, che ha visto affrontarsi Brasile contro Italia. Con il risultato vincente da parte del Brasile di 8-2. Abbiamo qui le due migliori. Scusa se ti interrompo, però 8-2 è bello. 8-2. 8-2. Però questo è bello, è bella la diretta, mi piace, mi piace. 8-2. Abbiamo qui due migliori. 8-2 fa 10, si può dire. Abbiamo i due migliori in campo, Moraca e Vassaturo. Andiamo mi avvicino con la telecamera, questa è bella la diretta così. Vassaturo, stasera siete state comunque brave, un po' si è messa la pioggia, un po' interruzioni di gioco, però comunque lacrime ai occhi, diciamo, sta infatti avevo il mascara, sei sciolto completamente, però comunque avete fatto un'ottima prestazione anche se avete perso. Sì, infatti non me l'aspettavo, perché comunque loro sono una squadra fortissima, avevamo già timore a scendere in campo oggi, comunque ce la siamo cavata bene. Mancavano parecchi componenti della squadra, che purtroppo chi non si sentiva bene, chi per altri problemi, non so bene. Ce la siamo cavata, è andata bene. Comunque avete fatto due gol e comunque siete state bravissime. A chi vuoi dedicare questo migliore in campo? Me la dedico a tutta la squadra, sperando che questa sia la prima e l'ultima sconfitta di questo torneo. Va bene ragazzi, vi auguro in bocca al lupo. Grazie, crepi. Complimenti Vale, grazie. Vuoi dire qualcosa per tu? No grazie, oltre a questa ferita non so che dire. Va bene. Abbiamo iniziato bene. I punti li avete presi qualche punto? Sì, È facile. Siamo qui con Moraca e Leanza. Grande ritorno di Giusy. Veramente siamo onorati di rivederti. Sei bravissima, complimenti. E come ti è sembrata la squadra? Puoi dire? È la prima volta che è la prima gioco volta, con sì, noi. Infatti, è la prima volta che gioco. Non mi sono trovata poi pian piano, cioè ci prendo abitudine. Un po', vabbè, un poco anche il tempo oggi ha condizionato un poco. Con anche... sole abbiamo giocato. Si è fermato troppe volte questo gioco, però comunque sei stata brava. Dribbling, ripartenze, comunque un buon tocco di palla, ti devo fare i complimenti. Che anno sei? 96. Caspita, giochi nel Carpisa, dove giochi? Mamma, veramente complimenti Emi, dove l'hai pescata? Già la conoscevamo noi comunque, è famosissima. È il famoso... Io devo dire la verità, non l'avevo riconosciuta, perché adesso si porta molto questo taglio di capelli con il tuppo. Sembrava Rosa. Rosa, è rosa. Poi a un certo punto ha fatto Roberta, ma hai visto chi l'ho portata? È un infortunio, speravo insomma di la settimana prossima di ritrovarla. Anzi, la salutiamo, Rosa, mi raccomando, torna, ci manchi. Giusy, scioglierai i capelli qualche volta... Se non piove si dice. Lo farai per noi maschietti, così con i capelli sciolti ti vediamo qualche volta. Ok, grazie, giustamente. Complimenti, vuoi salutare qualcuno? Il tuo fidanzato? Ok, a lui. Ti ho dato un consiglio, hai visto? Emi, tu? Io la squadra. La squadra? La squadra, tutti quelli che mi conoscono. È qualcuno in particolare? È qualcuno in particolare. La salutiamo? Ok, ciao. Va bene, complimenti, complimenti Giusy, complimenti Alessio per la intervista che hai fatto. E complimenti Emi. Ciao a tutti.